Bene, apriamo la seduta della riunione del Consiglio Comunale di mercoledì 26 aprile alle ore 18.30. All'ordine del giorno abbiamo lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 18 marzo 23, sarà il numero 3 e il numero 9 come deliberatori. Tali, conferma del piano economico finanziario. Tali, tasso di rifiuti, determinazione delle tariffe per l'anno 23, approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 22. Attuazione del piano operativo di razionalizzazione della società partecipata e delle partecipazioni societarie, di cui poi vedremo nello specifico, approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi e organismi comunali con esame in modalità telematica, approvazione dello schema di convenzione per la costituzione della CUC. Lascio la parola al segretario per l'appello. Buonasera, Dancelli. Presente. Massa. Presente. Singh. Presente. Freretti. Presente. Salvini. Presente. Chidesi. Presente. Biglietti. Presente. Tira. Presente. Suormani. Presente. Tenini. Presente. Bravo. Presente. Capelli. Presente. Mizzarelli. Presente. Tutti presenti. Allora passiamo subito al primo punto, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 18 marzo 2023, deliberazioni dal numero 3 al numero 9. Avete avuto occasione di leggere insieme i documenti, quindi la metterei in votazione se nessuno ha nulla da aggiungere. Chi vota a favore? Passiamo al punto 2, TARI, conferma del piano economico finanziario PEF pluriennale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025. Andiamo a votare, direi, lascio la parola al vice sindaco con delega al bilancio, che è quello che è di base. Oggi andiamo a confermare il piano economico finanziario PEF, in quanto essendo in equilibrio e non essendoci in disequilibrio il PEF rimane invariato, non ci sono pertanto delle variazioni, andando a rispettare tutti i canoni necessari per poter appunto andare ad approvare il piano economico finanziario. Lascerei magari anche la parola per discutere al punto 3, poi andiamo alle votazioni separate. Tari, la seguita determinazione del tariffo per l'anno 2023. Allora, sulla bassa linea dell'approvazione delle tariffe che avevamo fatto a fine anno scorso, andiamo a determinare le tariffe per l'anno 2023. Le tariffe non sono variate, c'è solamente una variazione, un leggero aumento di costi dovuto alla variazione dell'Istat che è contenuto all'interno del contratto, dell'appalto. Pertanto c'è un aumento sul totale di circa l'8.6% e pertanto ho fatto un'indagine con la ragioneria e ci saranno aumenti per i cittadini, non per le imprese, che vanno nell'onda dai 4 circa agli 11-12 euro per le famiglie un pochettino più numerose. Però ecco, questo quanto c'è le domande. Volevamo suggerire la possibilità di passaggio della plastica ogni 15 giorni, visto poi il nuovo ecocompattatore che sarà pubblicizzato e quindi penso fruito nella maniera forte, quindi un po' il conferimento e il passaggio ogni 15 giorni, penso che questo vada un po', se non a ridurre, ma almeno ancora a stabilizzare il prezzo della TARI. Come già anche discusso in preconsiglio, sì, assolutamente se possibile della richiesta, adesso faremo delle valutazioni, anche per la fattibilità appunto dell'operazione, faremo poi una risposta il più breve tempo possibile. Se avete altre domande riguardo il punto 3? Allora metterei in votazione prima il punto 2, TARI, conferma del piano economico finanziario PEF. Chi vota a favore? Chi si astiene? Ok, per il punto 3, TARI, tasso di rifiuti, determinazione del PEF. Per questo le chiedo anche l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Chi si astiene? Per il punto 3, TARI, tasso di rifiuti, determinazione delle tariffe per l'anno 2023. Chi vota a favore? Chi si astiene? Anche per questa l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi si astiene? Lei vota contro? Si astiene? Stavo pensando più di te. Freretti si contenga. Lascio la parola al vice sindaco anche per il punto 4, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022.
2, nel senso dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267. Lo tenga io. Allora, oggi andiamo a... diciamo che innanzitutto volevo fare complimenti alle amministrazioni degli 8 anni precedenti, perché comunque oggi andiamo ufficialmente a dichiarare che passiamo dal disavanzo di amministrazione all'avanzo di amministrazione. Pertanto complimenti all'assessore al bilancio. Si può esulare in modo contenuto. I precedenti mandati, perché comunque nel 2015 eravamo partiti con un disavanzo di 405.496 euro e avevamo 30 anni per chiudere questo disavanzo. Oggi andiamo ad approvare appunto il rendiconto, dove andiamo a dichiarare che in 8 anni siamo riusciti a chiudere questo disavanzo e anzi abbiamo chiuso l'anno con un avanzo di 44.587 euro. Con questo avanzo possiamo andare a chiudere quello che era poi il fondo di accantonamento annuale di 13.000 euro che noi eravamo obbligati a inserire all'interno del bilancio. Pertanto io direi che è un'ottima notizia, grazie ancora all'amministrazione precedente. Speriamo di continuare con questo trend. Abbiamo una certa responsabilità. Se avete anche qui delle domande riguardo questo punto, possiamo anche fare i complimenti all'amministrazione. Vero? Ho soli 8 anni che riusciti a recuperare questo disavanzo. Diceva l'assessore che contribuito anche la società di riscossione, che è decisamente più efficiente e efficace di quanto ho fatto prima. Per cui va bene, non abbiamo più una disciplina, sono contento. Adesso abbiamo internalizzato poi consiglia, intanto sembra andare molto meglio. Sì. Cerco anche qui speriamo di continuare su questa linea. Come dicevi, è sempre frutto di una serie di combinati disposti, come suol dire, che hanno toccato non solo l'efficientamento della capacità di accertamento e di riscossione, quindi di analisi e di controllo rispetto a quella che è la parte di elusione, di evasione o di non corretta determinazione delle imposte, ma è stata attuata una profonda cura dimagrante rispetto a quella che è stata la macchina amministrativa e non solo, e un'attività di sviluppo che tuttora, leggendo il piano che è stato anche qui approvato rispetto alle strategie, al documento unico di programmazione, devono non solo permanere ma sempre essere attualizzate. Penso a quelle che sono le sfide quotidiane, una su tutte il tema dell'energia, un tema che non c'era, che adesso invece è fondamentale. Senza degli investimenti, senza una visione, si fa presto a rientrare in un loop particolarmente. Quindi grazie della menzione a tutta la squadra che c'è stata, in parte che c'è, e l'augurio e l'impegno reciproco, perché venga tradotto in un impegno costante e una testa di visione. Grazie. Metto quindi in votazione il punto 4, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022. Chi vota a favore? Anche voi? No? Perché è dato il bilancio comunque. È impossibile votare a favore, comunque il piacere di essere. Prendiamo atto. Un buon lavoro. Chi si astiene? Io per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Chi si astiene? Passiamo quindi al punto 5, attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. L'azienda è la nostra amata Coges. Anche qua una bella notizia, speriamo. Allora, qua come ben sapete la Coges, che è in liquidazione dal 2015, sono un bel po' di anni che stiamo cercando di uscire con la partecipazione che abbiamo dello 0,33%. Noi oggi andiamo praticamente a dare un nostro indirizzo riguardo ad una fusione che ci sarà, o meglio la Coges verrà acquisita dalla CDB CSRL.
noi andiamo a dare il nostro indirizzo, che confermiamo il nostro intento di voler uscire da questo stadio, se dalle quote, e in teoria, essendo istituito questa fusione, noi dovremmo riuscire effettivamente ad uscire e dovremmo introitare 3.679 euro, che era poi la quota dello 0,33% di partecipazione. Se avete altro, se avete delle domande, riguardo se avete... Vediamo, non esultiamo, non c'è tempo. Possiamo fare un'Europa con l'avanzo di bilancio? No, 13.000 contro 3.000 è come si mette. Posso... Prego. Anche CVC non è una novità su questo territorio, quindi io direi che ovviamente l'auspicio si tende nelle pet company a creare un valore aggregato, quindi quello è. No, era semplicemente per una menzione, sempre tornando a qualche scelta di qualche tempo fa, dove tra gli scenari che si configurarono c'erano anche il tema della COGES. Sempre lo dico a favore così di memoria, di ricordo, Coges era la società della Bassa Bresciana, una delle società della Bassa Bresciana, nei comuni della Bassa Centrale, che gestivano il ciclo dei rifiuti. È una società che sino a qualche anno fa è stata attiva, poi è entrata in lutti di criticità economico-finanziaria e che ora si tenta di risolvere in tal senso. A differenza per esempio di CPVO, che è una realtà che invece nella bassa dell'est ha creato una sua ragione di essere di discorrere. Quindi sì, assolutamente l'auspicio questo, però ecco, direi che. Esatto, pure. Metto quindi votazione punto 5, attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. Di cui abbiamo appena discusso, chi vota a favore? Due mani. Anche per questo vi chiedo immediata eseguibilità, chi vota a favore? Tra l'altro, purtroppo è stato comunque per un prendere di gestore. Ma allora, è stato un cassonetto la cosa, ma è cassonetto. Hai detto bene prima che era l'azienda che sulla pasta non fa più un sacco. Passiamo quindi al punto 6, approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi e degli organismi comunali, collegiali, modalità telematica. Allora, con questo regolamento, con questo delibero noi andiamo a disciplinare, a trovare il regolamento che va a disciplinare lo svolgimento delle sedute sia di consiglio che di giunta, che eventualmente delle commissioni consigliari, mediante videoconferenza da remoto. In caso di esigenze straordinarie connesse a eventi eccezionali e imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza. E questo, diciamo, è stato un po' il seguito di questi anni di pandemia di Covid, che di fatto tra le varie ha dato questa opportunità, per cui se effettivamente per garantire la possibilità di partecipare a tutti in modo democratico anche alle sedute di consiglio comunale in caso di malattia o di altre cose, si diceva con un abbigliamento consono al ruolo la facoltà di farlo. Quindi se avete qualcosa da dire. Io sull'abbigliamento avrei qualcosa. Senza gatti che girano sotto, lo sappiamo già in questo. Chi vota a favore? All'unanimità. Anche per questo vi chiedo immediata eseguibilità, chi vota a favore? Passiamo all'ultimo punto, che è l'approvazione dello schema di convenzione per la costituzione della centrale di committenza di Caffaresio in forma aggregativa tra enti CUC di Caffaresio. Allora, come anticipato nel preconsiglio, come sapete, per tutti quei progetti a valere sui fondi PNRR è fondamentale, necessario, obbligatorio aderire a una CUC, che è la centrale unica di committenza. Lo sarà e lo è di fatto. Anche per tutti quei progetti che supereranno i massimali dell'affidamento diretto dei codici degli appalti. Noi abbiamo avuto un anno di sperimentazione con la CUC di Carpenedolo, alla quale finisce come di Gottolengo, ma anche di Alfianello, di Acqua Fredda, di Visano, oltre che di Carpenedolo, e con un esito decisamente positivo, soprattutto in termini di interlocuzione con la centrale unica di committenza.
alternativa potrebbe essere quella di aderire all'area vasta, alla quale però aderiscono 200 comuni, quindi diventa un pochettino più macchinoso poter interagire con la centrale di committenza. Quindi, vista l'esperienza positiva, andremo a seguito, esatto, con la Comune di Carpenedro, comune con il quale già siamo cominciati con il suo. Ovviamente questo prevede una quota fissa che viene ripartita tra i vari enti in funzione della popolazione per coprire i costi fissi e le spese fisse, e ci sarà poi una quota variabile che invece darà conto dei progetti che noi andremo a presentare alla CUC. Apro la discussione se qualcuno volesse intervenire. Quindi la metto in votazione, chi vota a favore? Anche per questo mi chiedo immediata eseguibilità, chi vota a favore? Grazie, andiamo alla parola del Consiglio Comunale. Se fosse un inciso che non c'entra nulla con l'oggetto del giorno, dicevo al consigliere Tenini che rispetto a quanto ci dicevano in una delle sedute precedenti, rispetto al piano di recupero relativo all'ex Casale Facconi, che abbiamo avuto un incontro informale con gli architetti incaricati della proprietà, i quali presenteranno alla commissione paesaggistica e poi all'amministrazione un progetto preliminare, ossia uno studio di fattibilità che è di fatto un rendering, e quindi volevo dare atto del fatto che ci impegniamo la scorsa volta, poiché è stato scelto un determinato iter procedurale di che lo chiederemo in consiglio comunale, però già a breve sarà anche a disposizione nel caso lo volesse consultare o altro.